Un saluto a tutti da iPhone Assist. Dobbiamo lavorare su questo iPhone 3GS 16 giga e dobbiamo cambiare questa copertina perché è un po' rovinata. Il signor Fabio ha già provveduto a mettere a posto il display, quindi è nuovo. Adesso diventerà super nuovo cambiando anche la cover 16 giga originale. Abbiamo quindi la cover, eccola qui, appena presa dalla sua custodia originale, completa di slitta porta SIM e tutti gli accessori. Dobbiamo prima di tutto smontare l'iPhone 3GS del signor Fabio. Deve essere spento, prendiamo un giravite a stella e andiamo a svitare le due viti in basso. La prima. Passiamo alla seconda. Ecco qui. Adesso con la nostra ventosa dobbiamo aprire il vetro. Prendiamo una ventosa. Ecco trovata. L'applichiamo vicino al tasto home e solleviamo. Ecco che facilmente si è alzato, togliamo la ventosa che per ora non serve più. Ecco all'interno com'è il nostro iPhone 3GS, è ben pulito, sembrerebbe che non è mai stato aperto, vediamo un attimino, no, è stato già sostituito lo schermo LCD. E non so che altro hanno fatto, comunque sicuramente lo schermo LCD è già stato cambiato. Possiamo scollegare lo schermo LCD, penso già sapete come si fa, si prende un giravite a taglio, si disconnette il connettore numero 1, mi avvicino così lo vedete bene, anzi vediamo un po' come si può fare, luce, mi avvicino, eccoci qua, adesso si dovrebbe poter vedere. Disconnettiamo il connettore numero 1 con il giravite a taglio. Il connettore numero 1 è il display, eh? Poi disconnettiamo il connettore numero 2 che è il vetro del touchscreen, sempre lo prendiamo da sotto. Il terzo connettore, il numero 3, bisogna prima alzare questa levetta, alcuni non lo fanno e strappano tutto, e poi possiamo asportare via lo schermo LCD del signor Fabio, eccolo qui. Da che cosa ho riconosciuto che è stato sostituito? Qui sulle bande laterali, quando è nuovo, c'è un nastro nero. Non serve quasi a nulla, è protezione dalla polvere, ma c'è un nastro nero. Qui vedete che il nastro nero non c'è, quindi è stato già toccato, ma comunque ci sono evidenti segni di mano qui, ditate varie, quindi è già stata fatta una lavorazione, non so da quale personale. Comunque, da qualcuno è stato già toccato. Andiamo a smontare la parte di sotto perché ne dobbiamo cambiare la cover, quindi la copertina. Il signore mantiene la copertina bianca, non cambia colore. Se cambiava colore, bisognava anche ordinare altre parti necessarie per poter cambiare colore, ovvero il tasto switch, perché qui è bianco, avremmo dovuto prendere quello nero. Anche questa parte interna del circuito, qui vedete bianca, e si vede anche da qui che è bianca, andava messa bianca il circuito, e poi questa parte qui che abbellisce il jack andrebbe preso a parte bianco, ma comunque scusate, se era nero va messo nero qui e anche qui nero, e anche il switch da bianco passava a nero. E la slitta porta SIM se era inclusa nella cover oppure andava comprata a parte. A questo punto tiriamo fuori la slitta, eccola qui, e andiamo a smontare la scheda madre. Per chi ancora non sapesse come si smonta una scheda madre, mi accosto così vi faccio vedere meglio, più vicino possibile. Eccoci qua. Allora, si può partire da dove si vuole. Io partirei dallo smontare la fotocamera, che è questa qui. Sì, c'è una vite qui laterale, con un giravite a stella la togliamo.
Mazza, è proprio avvitata bene, non viene via. Con le buone maniere, come si dice, sembra un po' spanata. Prendiamo uno sfrugio professionale, lo trovate sul sito, un giravite di quelli che se non svita questo non svita nessuno. E infatti adesso la vite finalmente si è svitata. L'unico difetto di questo giravite è che è professionale ma non è calamitato, quindi per prendere la vite, ecco, vado a prenderla con il mio giravite calamitato e metto da parte queste due parti, il supporto per la fotocamera e la vite. Subito vi consiglio di sollevare la fotocamera, quindi prendete il giravite a taglio, sollevatela dalla sua sede, così non lo dimenticate. Adesso abbiamo da svitare 1, 2, 3, 4 viti da questo lato destro. E poi 1, 2, 3 viti del lato sinistro. Partiamo dal lato destro. Giriamo la cover, stacchiamo l'antenna numero 7. La solleviamo con il giravite a stella. Sotto il numero 7, se non è mai stato aperto, c'è la scritta Do not remove, da non rimuovere. È un invito a rimuoverla, lo sapete, no? Quindi noi andiamo a toglierla, poi la rimetteremo, questa scritta. E quindi sembrerà che nessuno l'ha mai aperta. Eccola qui, Do not remove. Lo vedete? L'ho portato via. Lo metto da parte, ma non si potrà utilizzare questa stessa scritta. Bisognerà metterne una nuova. Partiamo quindi dalla vite che stava sotto il numero 7. Svitiamo. Ecco, via. Mettetele tutte insieme. Io vedete, ho messo un tappeto di un'aranciata, ma potete mettere qualsiasi cosa per raccogliere le viti. Allora, prendiamo anche quest'altra vite, sono due, quattro da questa parte, terza vite è questa qui più o meno al centro e poi quella vicino alla fotocamera, qui su in alto. Quindi quattro viti più quella della fotocamera con supporto sarebbero cinque sul lato destro. Passiamo al lato sinistro, ritorniamo al giravite a taglio, scolleghiamo il connettore numero 4. Lo alziamo, eccolo qui, è scollegato. Andiamo da quest'altro lato, scolleghiamo il connettore numero 5, lo alziamo, scolleghiamo anche l'antenna numero 6 wifi, ecco qui, e riprendiamo il giravite a stella per svitare. Svitiamo prima questa del 6, comunque è indifferente, potremmo partire anche da quella del 4. E via. Togliamo poi questa centrale di vite, via, infine quella in basso. Ecco, questa è un'altra vite che ruota a vuoto, quindi prendiamo il nostro giravite professionale e smontiamo questa vite. Togliamo la vite, la mettiamo da parte. Adesso la scheda madre è libera di venire via dalla sua sede. Riprendiamo il nostro giravite a taglio. Dobbiamo portare via la scheda madre. La solleviamo da qui. Attenzione che qui sul lato destro, ve lo faccio vedere qui, c'è questo coso alzato qui che sembra un contatto. Di non farlo capitare sotto la cornice e romperlo. Vedete, l'ho sollevata, la tiro piano piano verso di me. E dovrebbe venire. Che cos'è che la trattiene? Che cosa c'è? Ah, si è attaccato. Guardate che strano, si è attaccato questa parte che regge il supporto per l'accensione alla fotocamera. Lo stacchiamo perché non dovrebbe essere che si attacca così. Chi ha montato questa parte ha fatto un po' un impiccio. Ecco, la vedete, sta sotto, lo faccio vedere, guardate che hanno combinato, hanno messo, ecco qui, questa parte qui sotto la fotocamera, invece dovrebbe stare all'interno, noi lo togliamo, ecco, adesso finalmente si è staccato, non doveva stare qui sopra, ma dovrebbe stare questa parte qui, ve lo faccio vedere, del pulsante di accensione, all'interno così, qua, ripiegato in dentro, non certo attaccato alla fotocamera. Bene, abbiamo rimosso la scheda madre del signor Fabio. Con religioso rispetto la mettiamo da parte, servirà. Io ho il mio raccoglitore di
di plastica, non di metallo, in cui metto le cose, quindi scheda madre, e mettiamo anche il display da parte del signor Fabio, poi li riprenderemo. Anche ci metto le viti, le 6 viti della scheda madre, poi ci metto le 2 viti del connettore DOC che ho svitato e la vite con il supporto della fotocamera, tutto da parte. Oh, bisogna smontarla completamente questa nostra cover, siamo ancora all'inizio, bisogna proseguire. Facciamo qualche puntata, sono già 10 minuti, quindi passiamo alla seconda parte.